Momento di confronto, ma anche occasione per fare il punto della situazione. L'alpeggio Campagneda, nel comune di Lanzada, è stato il teatro del meeting regionale lombardo della razza bruna, un mondo che forse conosciamo troppo poco, una realtà che invece ha il sapore della tradizione della nostra montagna. Qui gli allevatori si incontrano e si confrontano, e non è un anno facile per loro, visto il caro delle materie prime e la siccità. Facilmente si adatta al pascolo, è nata, come lo dice il nome, nelle Alpi, e quindi è una vacca che si è sempre adattata molto bene a quello che sono i pascoli. Nonostante tutto la conosciamo, come avevo detto ancora, anche in pianura e anche al sud, in posti veramente marginali. E senz'altro la razza migliore per quanto riguarda la trasformazione, ancor di più motivo per allevare la razza bruna, quindi si vede le rese casearie e la grande qualità del prodotto. Razza bruna che in Valtellina conta oltre 6.500 capi. Come detto, se l'agricoltura e l'allevamento di montagna sono già di per sé eroici, maggiormente lo sono in questo periodo di prezzi e bollette fuori controllo. Non abbiamo l'energia elettrica, non capiamo il rubinetto dell'acqua calda e ci ritroviamo l'acqua se non scaldiamo con il fuoco. Sì che bisogna fare tante cose. È una vita dura, è una vita di sacrifici, ma se lo fai con amore e con passione, ti accorgi di vivere in un paradiso. Preziosa in questo campo la filiera diretta e l'impegno di ARAR, l'Associazione Regionale Allevatori Lombardia. Il ruolo importante che ha ARAR, oltre a quello di mettere a disposizione i tecnici, mettere a disposizione delle strutture, è quello di dare la possibilità agli allevatori di montagna di continuare a fare gli allevatori in montagna, a salvaguardia di un territorio che è fondamentale per la montagna stessa, ma che è fondamentale per tutto il territorio anche di pianura. ARAR, che resta vicino alle aziende agricole con una serie di appuntamenti e di fiere di riferimento per quanto riguarda il settore. Un aiuto che ci dà sempre in modo veramente intenso è la Regione Lombardia, che ha per la specie bovina, anche per le specie minori, sempre un occhio di attenzione appunto sulla tutela delle specie minori, come possono essere anche il settore ovino, ma soprattutto e in particolar modo, dico io, per la tutela degli alpeggi. Nella giornata passata all'alpeggio Campagneda nel comune di Lanzada, importante è stata anche la vicinanza espressa dalle varie istituzioni. Abbiamo portato prima di tutto la valorizzazione dell'ambiente, la tutela del territorio, la tutela degli allevatori, la tutela dei nostri prodotti, perché quando arrivano leggi fuori dai confini nazionali che vogliono in qualche modo stringere quello che è il cerchio e fare in modo che, insomma, passano davanti determinate situazioni che chiaramente fanno in modo che tutto questo ambiente, queste persone possono solamente andare a scomparire, allora lì è bene ed importante incidere. Manifestazioni come queste, grazie al contributo del vostro impegno e dell'impegno di tutti quelli che qui con noi, gli altri enti, ci credono in queste manifestazioni, riusciamo ad aggiungere quei piccoli tasselli di una chiave di volta che cerca di dare sempre maggiore dignità a quello che è il mondo agricolo, sempre più al centro. Come consorzio turistico dobbiamo solo ringraziarvi, perché se noi possiamo offrire un territorio integro, bello, pulito, è grazie al vostro lavoro che fate tutti i giorni. Un incontro che è servito per le valutazioni morfologiche con gli esperti della razza bruna, ma è servito anche per uno scambio di idee e di opinioni che sarà sicuramente utile per il futuro.